Oggi c'è un artista, uno scultore, ed è qui al Cecinema perché presenta un docufilm sulla sua vita, una vita molto speciale. Però ve la faccio raccontare da lui. Sono lietissima di presentarvi Nelson Carrillo. Hi, Nelson. Welcome, it's a pleasure. Con Nelson c'è anche la sua curatrice, attivista e artista, Chiara Vieri, è Chiara Scolastica Mosciatti, che si occupa delle opere e della vita, soprattutto in Italia, di Nelson. Allora, prima cosa, la più importante. Il Cecinema è un festival molto particolare perché la decisione è di Mattia Mura, che è il direttore artistico, e dell'Helix Picture, che è l'organizzazione, è quella in cui tutti i film selezionati, i corti che vengono selezionati e scelti, abbiano uno un contenuto sociale e l'altro è che trattino tematiche positive, lo trattino in maniera positiva, se non addirittura ironica. Ecco, io partirei da questo, Nelson. Il motivo per cui tu porti qui il tuo docufilm, fra l'altro girato da un regista e amico tuo caro, è perché il contenuto è profondamente positivo, ma perché nella tua arte c'è una grandissima positività. Partiamo da questo centro. Okay, very positive for me is to having a fundamental to have my voice heard, my history heard, because as a child I was told that I don't have a history and that I'm inferior, and I was always looking at a way of showing the richness of my culture in dance and in sculpturing and in everything, in singing. So having a fundament here also in Italy is very important to show my voice. Lui viene dall'Olanda e l'Olanda è più, come tutti i paesi del nord, è un po' più cosmopolita, diciamo, quindi più abituato a trattare la diversità, mentre l'Italia è ancora qualche passo indietro. E quindi tutto ciò che riguarda la questione della rappresentazione qui è più stringente e anche più innovativa, diciamo. Quindi il suo apporto in Italia ha un impatto sicuramente più forte rispetto a quello in Olanda, in cui ha già fatto la storia. E volevi continuare? You have to say something more about your... It's actually my sculpturing, my art is about rhythm, it's about song, it's about history, it's about connecting with the universe through spirituals, connecting with my ancestors. So it's so much there, it's so much in the universe that, and there are not much artists that, especially black artists that communicate going back to this very deep pain in our collective consciousness, and changing the pain in celebration, and changing the pain in connecting, and changing the pain in a world history. That's where my art is about, yeah. Volevo giusto aggiungere una cosa. Se avete avuto modo di vedere le opere di Nelson, e se non avete avuto modo adesso le vedrete, ma vi consigliamo di andarvele a guardare tutte. Nelson fa una scelta molto drastica, cioè quella che ha appena detto è proprio visibile. Rispetto all'iconografia tradizionale, rispetto alle immagini che siamo abituati a vedere di artisti, di iconografie che trattano persone africane o comunque persone nere, lui sceglie in quella storia e da quelle radici di togliere quelle che lui chiama le catene, e le toglie fisicamente dai quadri, e le toglie dalla sua scultura. Noi siamo qua, siamo a Cecina, sappiamo benissimo come sono i quattro mori. Quella era, no? Quelle erano le sculture, quelli erano i modi in cui veniva raffigurato le persone nere, cioè quelle schiavitù.
e quindi poi apriremo anche quel capitolo. Nelson decide, e qui è la parte positiva, no? Di non parlare di quel trauma, di non parlare di quel buco nero, ma di cercare comunque le sue radici profonde per in realtà creare un tipo di arte che è positivo, che è universale, che è connesso con l'universo, e le sue sculture diventano e sono diventate dei simboli. Le sue sculture diventano dei luoghi, degli spazi di meditazione, di incontro, di riflessione. E questo è l'effetto che fa Nelson, e che è il motivo per cui poi il suo impegno civile lo porta poi a essere veramente dentro luoghi anch'essi simbolici, perché il suo rapporto con lo spazio, anche quello è un rapporto un po' speciale. Faccio questa premessa perché secondo me è importante per capire anche la parte positiva. Invece vorrei parlare della... ormai stiamo entrando nel discorso, quindi parliamo della Calabria. Tutto il progetto della Calabria, che è importante perché tanto il video non lo tocca, quindi non spoileriamo niente. Okay. Quindi mi piacerebbe che voi ci raccontate quella che è tutta l'esperienza calabrese. Dunque, la storia è molto buffa, diciamo. Io ero in Olanda prima ero ad Amsterdam prima di andare in Calabria, e lui già lo conoscevo da un po', e quando ho visto una delle sue sculture, che si chiama The Carriers from Afar, che è una scultura molto rappresentativa ad Amsterdam, si tratta di due individui neri uniti da una spalla con due rettangoli sulla testa. Quando io ho visto questa scultura a Bondelpark, ho detto: guarda, secondo me c'è un posto in Italia che se tu gli porti una scultura dei due uomini in bronzo, poi suona qualcosa, questa no? Estetica nera, perché parliamo un attimo dell'ABC, cioè la sua estetica è così importante, è così dirompente, perché questo ragazzo di 70 anni, questo ragazzo ha studiato, lui viene dal Curaçao, è arrivato in Italia, in Olanda quando aveva 11 anni, poi anche quella parte della storia è molto interessante, e ha studiato, è arrivato in Olanda quando non c'erano ancora i neri, perché la dipartita dalla colonia del Curaçao, il Curaçao è stato dichiarato indipendente, diciamo non più colonia, nel 1953, cose del genere. E lui è arrivato in Olanda, poi tutta la storia dei trasferimenti, ricongiungimenti familiari, no? Storia classica della decolonizzazione. Lui è arrivato in Amsterdam e poi si è messo a studiare arte, fondamentalmente perché non era buono a fare i conti ed era bravo a disegnare. E però, studiando arte, quello che fa, lui studia l'arte nell'Accademia di Utrecht, che insomma più bianco e colonizzatore di paese quello non esiste, come unico studente nero in accademia. Quindi quello che vede lui, esempio sugli esempi, è l'Olimpia di Monet, la serva, insomma il quadro in cui la serva nera porta i fiori all'Olimpia che sta nuda sul letto, e quella è la rappresentazione dei neri. Quindi lui la prende anche un po', diciamo, sul personale, diciamo come così, cioè è tutto qui come siamo rappresentati. E dopo il diploma, la laurea, decide di fare i suoi studi autonomamente sull'estetica nera. Quindi va in giro per collezionisti, va in giro, riesce a trovare dei magazzini in cui ci sono tanti collezionisti ad Amsterdam, in Olanda, quintali e quintali di artigianato artistico dall'Africa. E quindi lui, su questa sua ricerca specifica, riesce a ritornare in connessione con quelle che sono le forme della sua cultura, e fa questa operazione meravigliosa, questa unione delle due estetiche, l'estetica classica europea, che è basata sullo studio anatomico greco-romano, e quella africana. E quindi nascono delle immagini che sono riconoscibili da tanta parte dell'umanità. E The Carriers from Afar ha anche questo, anche se lì l'estetica è ancora più spiccatamente africana, diciamo. Quindi ho detto: ma sai, c'è sta un posto secondo me in Italia che se tu gli porti due uomini
de bronzo, questa estetica così africana, secondo me sono contenti. Io ho detto, bronzo in gelanno. I neri manco perché l'hanno cacciati, cioè, insomma, secondo me se gli esportiamo questa cosa fa morbotto. E lui che un po' è come me fa ok, e così io con un ok ho fatto i miei bagagli e sono partita e sono andata in Calabria. E lì abbiamo installato nel 2022. Infatti era, dici l'anno perché è importante. 2022, allora nel 2020 abbiamo installato a Scamini l'arciere. Io sono partita per installare una seconda versione di questa scultura che si chiama The Capiers from Afar, questi nuovi bronzi di Riace, diciamo. Però a Riace Mimmo Lucano già stava, insomma, era stato posto agli arresti domiciliari, insomma, poi ci sono state le elezioni, è andato sul nuovo sindaco, poi insomma successi vari casini e io sono rimasta senza capofila. Il comune vicino, che è un comune di Camini, che è figlio dell'esperienza di Riace, ma l'ha portata a una gestione migliore, insomma, sono andati oltre. Mi hanno offerto un asilo artistico fondamentalmente e quindi sono entrata nell'ufficio tecnico del comune di Camini e da lì ho cercato di fare un partenariato con altri comuni beneficiari. Fondamentalmente io volevo mettere una scultura e invece mo me so trovata che non so, abbiamo fatto il miracolo della moltiplicazione delle sculture, ne devo mettere una, me ne devo mettere tre, due le abbiamo messe, mo vediamo per la terza. E San Ferdinando, diciamo ogni scultura poi non è che prendo un'immagine e la metto, no, l'immagine deve avere una connessione fondamentale con la storia del comune dove vado, con il ruolo del comune all'interno del progetto e con l'iconografia del comune, perché nel senso questo lavoro è un lavoro che può essere anche un lavoro altamente violento se uno va là e impone un'immagine da un lato e dall'altro, quindi per me è importante capire quali sono le forme accettabili o comunque che sono riscontrabili nell'immaginario collettivo e proporre una sua immagine. Quindi Camini ha avuto l'arciere, che è questo arciere che scocca la freccia però in alto. San Ferdinando invece ha avuto, che sta dall'altra parte, quindi già questo è stato un miracolo, cioè io da una sponda all'altra, nei due mari della Calabria, lo Ionio e il Tirreno, abbiamo già due sculture, una allo Ionio e una al Tirreno. A San Ferdinando abbiamo messo il primo monumento in Italia di 2 metri, sopra un piedistallo di 1,5 metri, sullo spazio più grande, sulla rotonda del mare più grande di San Ferdinando. Gli abitanti di San Ferdinando mi odiano, però non fa niente, è valsa la pena. Abbiamo messo questa scultura, che è il primo monumento in Italia dedicato ad una vittima di un assalto razzista, che già la parola razzista in Italia non si può dire, perché non si può fare niente, adesso razzista, che paroloni, ormai funziona un po' così in Italia questo bene al Cristo. Comunque è un fatto che scosse tutta l'Italia all'epoca, perché fra l'altro fu nel 2018, solamente 8 anni dopo la rivoluzione, dopo quella che era stata la protesta a Rosarno, sì, degli immigrati che erano tenuti in condizioni di schiavitù estrema, no? Visto tuttora, stiamo parlando di colonialismo. E nel 2018, non so se ve lo ricordate, un ragazzo all'epoca 27enne fu ucciso da uno sparo, quindi da un colpo d'arma da fuoco, perché perché era entrato nei terreni di una vecchia fabbrica abbandonata, che poi si scoprì anni dopo che in realtà aveva per anni stipato rifiuti tossici dell'andrangheta, e questo ragazzo fu ucciso e diventò un caso nazionale, sì, molto forte. Sì, anche internazionale, nel senso internazionale. Io ero ad Amsterdam quando ho sentito questo, lui era su Maila Sakho e fu il caso da cui nacque, diciamo, Abubakar Soumaoro, era un sindacalista dell'Unione, certo, dei Sindacati di Base già da un pezzo, non è che è uscito da lì. Però con questo omicidio portò comunque, lui si definì all'opinione pubblica, divenne la sua bandiera, poi fu con lui infatti che iniziamo il progetto su Maila Sakho, che poi ha portato a questa installazione meravigliosa. È un'installazione di cui che ora ce la facciamo un po' raccontare, sì, 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 da sì. Nelson, perché Nelson allora fa un'opera su questo. L'opera si chiama
The Other Face, l'altra faccia. Ah, The Other Face, The Other Face. Want to talk about that? Yeah. About The Other Face. The Other Face. In our history, as a child, I was told I didn't have any history. So having this education, also in Holland, of what you know that 100% is told about you is that there are lies. So there is another face, we have another face, there is another power in us. And actually we as black people, we have to take this power back. We are the one that has to take it back. So this is one part of the sculpture in San Ferdinando. I think we always were told that we are inhuman, but I want to show the world our human face, the human face. Dice, right? Lui voleva dimostrare la faccia umana. Say that colonialism, capitalism, slavery was always our inhuman face. Okay. Io ne approfitterei adesso, perché se no adesso stiamo svelando tutto sulla sua vita. Se abbiamo il doco, mandiamo il... Ci siamo? Sì. Ok, buona visione.